Buon sabato a tutti. Ci incontriamo per il nostro appuntamento settimanale e oggi vi parlo un po' del decreto legge sostegni bis appena varato dal governo. Parleremo anche del decreto riaperture, le novità, delle vaccinazioni. Ieri io mi sono vaccinato con la prima dose a Caserta. E vi dirò di questa splendida realtà che è Caserta proprio nell'organizzazione delle vaccinazioni. Poi voglio spendere due parole sul caso dei vitalizi a Formigoni, perché dovete sapere esattamente cosa sta accadendo. Cosa sta accadendo. Allora, partiamo però dal decreto legge sostegni bis. Decreto legge molto importante perché si aspettano tante risorse per la popolazione. Si parte da ben 17 miliardi di euro a sostegno delle imprese e dei professionisti. C'è quel settore che poi rappresenta anche le partite IVA che è andata molto, molto in sofferenza, perché è chiaro che se va in sofferenza un'impresa, va in sofferenza anche il proprio dipendente. Quindi noi questo ovviamente non lo vogliamo. Avevamo promesso ulteriori sostegni e contributi e questi stanno arrivando appunto col decreto legge sostegni bis. Poi ci sono ben 9 miliardi che occorrono per aiutare il credito e la liquidità delle imprese, perché è chiaro che se le imprese poi non hanno liquidità, hanno enorme difficoltà a programmare e a portare avanti le loro attività. La tutela dei lavoratori è sempre uno dei punti prioritari per noi. Ben 4 miliardi di euro del sostegni bis sono dedicati proprio a coprire, a tutelare i lavoratori. Ci sono tante misure contenute nel decreto sostegni bis, io ne ricordo un paio, poi mano a mano che ci saranno i dettagli durante la settimana. Con la nostra comunicazione vi diremo tutto su sostegni bis senza alcun tipo di fraintendimento, così che è chiaro a tutti dove stiamo andando. Allora, si aiuta molto il settore agricolo, settore anch'esso molto molto in sofferenza. Per i lavoratori a tempo indeterminato che nel 2020 hanno lavorato almeno 50 giorni, si prevede una tantum da parte dell'INPS pari a 800 euro. Sicuramente non sono tanti, però faranno respirare un po' anche le persone che lavorano nell'agricoltura. Come verrà potenziato il famoso bonus vacanze, che verrà esteso tra l'altro all'utilizzo anche delle agenzie di viaggi e per i tour operator. Ma di cosa si tratta di questo bonus vacanze? In cosa consiste? Allora, se si è un single si ha diritto a 150 euro, se si è in coppia a 300 euro, se si è in una famiglia di almeno 3 persone, quindi 500 euro che si possono spendere e di cui l'80% di questa somma è uno sconto vero e proprio, mentre il 20% è riconosciuto come detrazione fiscale. Quindi è un buon aiuto per cercare, ciao ciao Gaia, è un buon aiuto per cercare di rilanciare anche tutto il settore del turismo in questo momento di crisi profonda. Ma siamo vicini all'estate, quindi con questi soldi ognuno di voi può programmarsi un bel viaggetto. Dicevo dei vaccini. Vabbè, io ieri è arrivato il mio turno, mi sono prenotato sul sito della Regione Campania perché per raggiunto limite di età, per raggiunta fascia di età, io sono fra poco 47enne, ciao Antonio, e è arrivato il mio turno, è arrivato un SMS, devo dire la verità, un servizio efficientissimo. Mi sono prenotato domenica, è arrivato l'SMS lunedì per prenotarmi per, no, chiedo scusa, mercoledì poi mi è arrivato l'SMS che mi prenotava e quindi sono andato. Mi sono accorto di una splendida realtà, un'organizzazione per, oserei dire, svizzera. Già dall'ingresso delle macchine si sa cosa si va a fare, si è seguiti passo passo dall'esercito, ci sono i militari, si entra, pochissimo tempo di attesa, giusto quel poco per liberare le postazioni dove avviene la somministrazione del vaccino. Sono 21 postazioni che operano in contemporanea. Lì con il responsabile sanitario ci siamo fatti due conti, parliamo di circa 300-350 persone all'ora che vengono vaccinate, con le attività che vanno dalle 6:30, 7 di mattina fino alle 11:30 di sera. Vedete, parliamo quindi di 4-5 mila persone al giorno che si vaccinano a Caserta.
veramente una meravigliosa realtà. Io i miei complimenti all'esercito, al tenente colonnello De Palo che lì seguiva e coordinava le attività, ai responsabili sanitari, all'ASL tutta di Caserta, che veramente stanno facendo di questa vaccinazione quasi potremmo chiamarlo un metodo Caserta, perché effettivamente siamo ai massimi livelli di efficienza nella vaccinazione, ma parliamo dei centri capoluogo di provincia di tutta Italia. Con il DL di aperture poi finalmente torniamo a respirare sempre più concretamente. Il coprifuoco viene spostato, fino al 7 giugno sarà fino a mezzanotte. Oggi sappiamo già che possiamo stare in giro fino alle 23. Poi finalmente dal 21 giugno il coprifuoco dovrebbe, ma io sono sicuro che accadrà, dovrebbe terminare. Ne sono sicuro perché gli italiani stanno rispondendo molto bene e con forte senso di responsabilità. Girando per strada, per esempio qui a Caserta, mi accorgo che tutti rispettano l'uso della mascherina, c'è cioè il distanziamento fisico e quindi sono convinto che potremo finalmente abbandonare il coprifuoco. Finalmente dal 1 giugno potremo nuovamente tornare a pranzare nei ristoranti al chiuso, perché sarà possibile appunto ovviamente limitatamente alla massima capienza per quei locali in funzione dei posti che hanno a sedere e negli orari consentiti dalla normativa e sempre con rispetto della normativa anti-Covid, poter pranzare nei ristoranti a pranzo, ovviamente ristoranti, pizzerie e quant'altro. Da oggi, sabato 22 maggio, riaprono i centri commerciali. Buongiorno Giuseppe. E quindi qui a Caserta non voglio fare pubblicità a nessuno, ma abbiamo centri commerciali chiusi all'aperto molto molto grandi, invidiati da tante parti d'Italia che non hanno questi grossi spazi e non possono usufruire di tante attività e quindi dei negozi. I negozi all'interno sono aperti. Io sono particolarmente contento perché da queste parti molte volte nel weekend magari si fa una passeggiata al mare e uno magari si leva anche lo sfizio di andarsi a refrigerare in un centro commerciale, finalmente lo trova aperto, può anche fare spesa, sono molto molto contento per questo. Dal 1 luglio riapriranno le piscine, i centri nuotatori, i centri benessere, ma sono molto molto contento perché dal 24 maggio, lunedì prossimo, riaprono le palestre. Settore molto molto in sofferenza, quello sportivo, chi gestisce le palestre so cosa ha patito, finalmente ci è voluto un po' di tempo in più, però finalmente riaprono, sono sicuro che siamo ancora a tempo, almeno per un paio di mesi, per un mese e mezzo là, per cercare di recuperare la nostra forma fisica per la propria costume e tanti andranno in palestra aiutando quindi economicamente i gestori delle palestre. Avete assistito in settimana al caso Formiconi. Allora, voglio spendere due parole su questo caso Vitalizzi, perché cosa accade? Che nel 2015, con la delibera Grasso, viene stabilito di sospendere il vitalizio per quegli ex parlamentari, vitalizio ovviamente spetta agli ex parlamentari, per gli ex parlamentari che sono stati condannati in via definitiva per reati gravi. Ora, cosa fa la Commissione contenziosa del Senato a seguito del ricorso fatto da Formigoni? Annulla questa delibera. Annulla questa delibera. C'è poi però un secondo grado di giudizio che è il Consiglio di Garanzia e il Consiglio di Garanzia, nei fatti, accetta questo annullamento della delibera, quindi senza alcuna possibilità di modifica. E quindi di poter ricorrere a quella che era la prima sentenza, dice che la prima sentenza è giusta. Cosa accade quindi? Che viene annullata la delibera Grasso e quindi viene restituito il vitalizio agli ex parlamentari anche condannati. Qual è il caso di Formigoni? Che ricordiamolo, è condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Per corruzione, quindi un fatto gravissimo. Poi, con l'annullamento di questa delibera Grasso, quindi sia la Commissione contenziosa che il Consiglio di Garanzia, nei fatti sono andati oltre perché non solo hanno riconosciuto il vitalizio che era stato tolto a Formigoni perché condannato, ma è stato restituito a tutti i condannati, a tutti i condannati, quindi anche a Berlusconi. E vi spiego perché. La motivazione risiederebbe nel fatto
che secondo una legge del 2019, buongiorno N, del 2019 che fa capo a quota 100 e al reddito di cittadinanza, il vitalizio sarebbe equiparato alla pensione. Va bene, ma così non è, perché il vitalizio viene preso dal parlamentare in funzione dell'attività che svolge come parlamentare, che non è il suo lavoro, per un tempo determinato, che è in funzione poi, per fortuna del Movimento 5 Stelle, adesso in funzione dei contributi, che poi potrà usufruirne quando raggiungerà l'età pensionabile, ma oltre la pensione, non è che sostituisce la pensione. Quindi questo fatto di legare il vitalizio alla pensione è un'assurdità. E poiché però, attraverso la legge 2019, che non fa riconoscere il reddito di cittadinanza e quota 100 e quindi di fatti la pensione di vecchiaia a chi ha commesso i soli reati gravi di mafia, se sono latitanti o sono evasi, va bene, per gli altri casi invece lo riconosce. In base a questa similitudine, la Commissione Contenziosa e il Consiglio di Garanzia hanno detto, allora anche il vitalizio deve essere riconosciuto a Formigoni o comunque a tutti i condannati, tranne per reati gravi che sarebbero, come ho detto, condanne per mafia, insomma terrorismo, o sono evasi o sono latitanti. Allora questa è un'assurdità, perché il concetto del vitalizio, che è un privilegio rubato dalla politica, va bene, un privilegio rubato dalla politica e che invece i politici vogliono far sembrare un diritto acquisito, grazie al Movimento 5 Stelle può definirsi diritto perché viene legato ai contributi che in quegli anni il parlamentare paga, quindi così sì, io pago dei contributi, quei contributi, visto che non sono validi ai fini pensionistici perché la pensione è un'altra cosa, in base ai contributi versati avrò diritto a un determinato vitalizio. Il Movimento 5 Stelle questo modo di ragionare col vitalizio l'ha fatto diventare legge, però per gli ex parlamentari non è valido. Allora il Movimento 5 Stelle, ricordo a tutti, ha previsto il taglio di questi vitalizi, bene, e la sospensione per quelli che venivano condannati, per esempio come Formigoni, per reati di corruzione. Ma può mai essere che uno che è condannato per corruzione ha diritto a un vitalizio? Ma è assurdo, è assurdo. Beh, a questo punto abbiamo fatto un ragionamento molto più semplice. Allora, se proprio Formigoni dice di essere indigente, va bene, che non ce la fa arrivare a fine mese, a questo punto il Senato, invocando un'altra volta l'autodichia, e quindi la Commissione, il Consiglio di Garanzia invocando l'autodichia, dovrebbe dare a Formigoni tale e quale a quella che è la pensione di cittadinanza. Gli dà 780 euro al mese, come vale per tutti gli italiani, e così Formigoni sa come andare avanti. Allora, il problema vero è che dobbiamo renderci conto e spiegare alla gente per colpa di chi è stato restituito il vitalizio agli ex parlamentari condannati, condannati. Sapete per colpa di chi? E lo dobbiamo spiegare. Allora, sicuramente dal punto di vista dei partiti, dalla Lega e di Forza Italia, ma la colpa principale ce l'ha Forza Italia e, mi dispiace dire, ce l'hanno gli ex parlamentari eletti col Movimento 5 Stelle, Alessandra Riccardi e Ugo Grassi. Questa è la verità e vi spiego perché. Perché nella Commissione Contenziosa, allora innanzitutto sia nella Commissione Contenziosa che nel Consiglio di Garanzia, il Movimento 5 Stelle non è presente, quindi il Movimento 5 Stelle non può prendere questa decisione, che vi ricordo non dipende dal Tribunale ordinario, neanche dal Governo, è una questione tutta interna solo al Senato. Alla Camera questo problema non c'è perché abbiamo Fico, che è del Movimento 5 Stelle, che la presiede. Allora, tornando ai nomi, quindi nella Commissione Contenziosa il Movimento 5 Stelle era rappresentato da Alessandra Riccardi, eletta in Lombardia, ed è passata alla Lega Nord lo scorso governo, quindi un annetto e mezzo fa. Benissimo, quindi il Movimento 5 Stelle lì dentro non c'è, mentre poi nel Consiglio di Garanzia, che è il secondo ordine di giudizio, quindi a garanzia, il Movimento 5 Stelle non c'è. Chi siede? Siede Ugo Grassi, che è eletto nel Movimento 5 Stelle nella provincia di Avellino, uninominale al Senato per la provincia di Avellino, il quale anche lui un anno e 3-4 mesi fa è andato nella Lega. Allora, la colpa è di questi due volta gabbana,
Perché se entrambi che si sono fatti eleggere sapendo che il Movimento 5 Stelle e i cittadini vogliono tagliare i vitalizi, se entrambi senza guardare all'appartenenza politica avessero soltanto portato avanti la promessa fatta ai cittadini che vogliono il taglio del vitalizio, bene, a questo punto il vitalizio a Formigoni e agli ex condannati non toccherebbe più. Invece grazie a questi Volta Gabbana, ricordatevi i nomi e i cognomi, Alessandra Riccardi e Ugo Grassi, questo privilegio rubato addirittura avviene anche per chi è stato condannato ed è un ex parlamentare, quindi anche a Berlusconi. Assurdo, noi lotteremo, adesso stiamo studiando una serie di iniziative, probabilmente faremo una mozione che impegna il Senato affinché ci sia il rispetto del diritto del parlamentare uguale a quello di un diritto di un qualsiasi cittadino, ribadendo che il vitalizio non ha niente a che vedere con la pensione di vecchiaia. Antonio, Ago, il vincolo di mandato, l'abbiamo detto, ma quello per poterlo fare c'è bisogno di modificare la Costituzione. Il Movimento 5 Stelle adesso è in una percentuale pari al 22-23% forse dei parlamentari all'interno di tutto il Parlamento. Quindi nei fatti per modificare la Costituzione c'è bisogno dell'aiuto di altri partiti che non vogliono il vincolo di mandato. Per uno e uno di questi motivi, cioè per esempio il taglio dei vitalizi, perché se fa il vincolo di mandato ovviamente i Volta Gabbana non ci possono stare. Magari ce lo facessero fare. Allora, io sono arrivato a termine di questa diretta, vi saluto tutti, siete stati numerosi, ho cercato anche di salutare qualcuno mentre mi scriveva, siete cari, ci vediamo sabato prossimo, godiamoci questo weekend di sole, possiamo tornare nei centri commerciali, possiamo spostarci limitatamente alle distanze consentite, agli spostamenti consentiti dalla normativa Covid, mi raccomando. Facciamo il vaccino appena ci tocca, non stiamo a pensare voglio Moderna, voglio AstraZeneca, voglio Pfizer, voglio aspettare la Johnson & Johnson con il monodose. Vaccinatevi, dopo la prima dose si è già quasi vaccinati al 90%, quindi mi raccomando, per debellare definitivamente il coronavirus dobbiamo vaccinarci. Mi raccomando, rispettiamo la normativa anti-Covid, buon weekend a tutti.